Sì, diciamo che una partenza migliore non poteva esserci, nel senso che iniziare subito con una vittoria sicuramente è quello che di meglio ci possa essere, però non, insomma, la vittoria non deve comunque nascondere le difficoltà di questo campionato, non deve nascondere i miglioramenti che dobbiamo e possiamo fare, e non deve nascondere comunque la mentalità che dobbiamo comunque avere sempre, perché siamo partiti bene, ma insomma, ma ne mancano ancora 41 di partite, quindi insomma d'estate si fa sempre un po' più fatica, e poi noi ci siamo abituati, che almeno io da quando sono qua, che nelle ultime 4 estati i risultati non sono mai stati così positivi e incoraggianti, quindi si è sempre arrivati alla prima giornata sempre con un po' di apprensione, un po' di... però insomma forse è meglio così, scoprire i limiti prima, poterli migliorare, scoprire insomma tutte le difficoltà che poi un gruppo deve avere. Abbiamo avuto tempo di modificare qualcosa, di lavorarci sopra, di allenarci con più attenzione magari su quelle che sembravano un po' le nostre difficoltà. Poi è anche vero che la prima partita insomma ci siamo poi ritrovati un po' tutti, quindi è stato magari anche più facile esprimere un'idea comune. Forse vedendo la partita del Bari-Spezia speravo in un risultato, non dico una vittoria che magari poteva dare loro grosso entusiasmo, ma magari anche in un pareggio che poteva comunque tenere il morale stabile. Invece sicuramente troveremo una squadra che, oltre alla grande qualità che ha, sarà anche arrabbiata, non vedrà l'ora di rifarsi davanti poi al proprio pubblico, quindi diciamo che sarà una partita difficile, ma insomma ce lo aspettiamo, non ci sono dubbi. Ma mi è piaciuto, insomma, era una partita, il primo tempo soprattutto della prima mezz'ora è stata una partita in cui si vedeva che nessuna delle due, cioè tutte le due squadre erano consapevoli del fatto che fare un passo falso in quei primi 20 minuti poteva anche pregiudicare l'intera partita, quindi mi è piaciuta, insomma, ho avuto l'impressione che fossimo maturi nel capire l'importanza delle prime fasi, e quindi abbiamo rischiato poco, siamo stati bravi a capire che in quella fase di attesa era meglio capire cosa facevano loro, e poi siamo stati bravi a sfruttare un po' quelle che abbiamo già comunque capito quali possono essere le nostre qualità. E non mi, insomma, no, che non mi è piaciuto niente in particolare, insomma possiamo fare grossi miglioramenti, abbiamo avuto 5-6 occasioni che possiamo sfruttare meglio, quindi insomma margini di miglioramento ce ne sono, grosse cose negative riguardo proprio la partita domenica non... sono quest'anno la squadra secondo me ha può beneficiare di una marcia in più, che dovrebbe e deve essere l'entusiasmo di questi ragazzi giovani che sono arrivati, che proprio anche numericamente hanno abbassato l'età media di questa squadra, e quindi hanno grandi potenzialità, alcuni che c'erano già l'anno scorso avevano già messo in luce le loro potenzialità, quest'anno queste potenzialità devono essere non solo confermate secondo me, ma devono diventare proprio i segni di riconoscimento di questa squadra, quindi devono capire, alcuni devono capire che devono diventare giocatori importanti per questa squadra, e altri con la loro età e con i loro progressi e soprattutto con il loro entusiasmo devono diventare dei trascinatori, ma aiutati poi da tutti, però insomma quello che possiamo avere in più quest'anno, oltre alle qualità di questi ragazzi, è anche l'entusiasmo che secondo me devono portare a questo gruppo. Ora, vabbè, è normale, insomma, un po' di responsabilità e un po' di... avverto un po' più di esperienza rispetto a tanti miei compagni, quindi insomma, un po' nel mio carattere, un po' comunque credo che è quello che ci si aspetti da me, quindi partecipo a volte con più tranquillità, a volte con un po' più di... esatto, perché poi insomma mi faccio trasportare, ed è anche un buon segno, nel senso che ci tengo ancora.
E riguardo la finestra di mercato, insomma, magari la trovo giusta per le squadre che non sapevano ancora quale potesse essere il loro destino, la trovo meno giusta per le squadre che, anzi, folle per le squadre che pagando delle colpe ovvie che sono successe, che sono state comunque confermate da delle sentenze, secondo me non ha senso che gli si dia anche la possibilità di fare un mercato ulteriore, anche perché poi alla fine rispetto a quelle che si trovano nella loro stessa categoria, che hanno avuto comunque dei tempi stabiliti già chiusi, probabilmente qualche vantaggio ce l'hanno, ma credo che sia un po' il pensiero comune di generale, non credo che sia... Eh sì, diciamo che la forza di questa, dello Spezia è ovvio che sia nei loro, nella qualità dei loro giocatori, e questo quando c'è questa grossa qualità può permettere alla squadra di, insomma, di far sì che ogni minuto della partita possa essere il minuto buono per colpire, per far male all'avversario. Noi l'anno scorso eravamo stati bravissimi per 40 minuti, abbiamo trovato due gol, penso che eravamo stati bravi anche a contenerli, poi complici un'espulsione e qualche disattenzione ci siamo trovati con un risultato di parità e poi addirittura in 9 contro 11 sotto di un gol, poi insomma la partita non ha avuto più storia, quindi io non so se come, cioè, confido nel fatto che riusciremo di nuovo a imporre e a provare quello che proviamo durante la settimana e le nostre caratteristiche. La certezza è che loro sono una squadra capace in ogni momento della partita, in ogni situazione anche negativa, di poterla sbloccare per la grossa qualità che hanno nei loro singoli. Io onestamente poi lo vedo da vicino, mi sembra lo stesso, insomma, è un po' il discorso che facevo per me prima, nel senso che se vedessi Marchi rilassato allora forse mi preoccuperei, lui dalla semplice esercitazione alla partita più competitiva ha sempre quell'istinto di voler essere determinante, di voler segnare, di voler essere partecipe, quindi per me lui... Sì, ma è quello che gli ho visto dal primo giorno in cui è arrivato qui, sia che avesse fatto gol la settimana prima o che ne avesse fatti 3 la settimana prima, quindi lo vedo sempre uguale.